Grazie Presidente, finalmente. Faccio un po' il punto della situazione, visto che abbiamo suddiviso la seduta. Abbiamo una deliberazione della Giunta Municipale Provvisoria del 1946 e successive modificazioni. Quindi intercorre un periodo dal 1946 al 2019. È questo il tempo che intercorre appunto tra il vecchio testo e il nuovo testo del nuovo regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale. 73 anni di attesa. Pensate quanto è vetusto il vecchio testo. Era vietata l'esposizione fuori dalle botteghe delle bestie macellate, tosare, ferrare e strigliare animali, spaccare legna, rimondare cereali, far circolare animali non attaccati ai veicoli, lasciar vagare galline. Potremmo stare qui a parlarne per ore. Cosa strana è che magari nessuno ha pensato prima di 73 anni di rimetterci mano, forse perché è un lavoro molto complicato, molto lungo, porta via tanto tempo, lo capiamo. Tra l'altro, quando si parla di aspettare 73 anni, giorno più, giorno meno, ricordo alle opposizioni, Presidente, se me lo permette, che sono state convocate ben due commissioni trasparenza perché c'era fretta di approvare questo regolamento. Quindi tutto ciò che viene frapposto da qui all'approvazione di questo regolamento non è di certo per nostra volontà. Abbiamo anche però abitudini molto antiche previste nel 1946. Era già vietato all'epoca bagnarsi nelle fontane pubbliche. Il nuovo testo di oggi, che ho qui in mano, eccolo qua, nuovo testo, consta di 35 articoli e 3 allegati molto corposi, di cui dirò a breve. I principi ispiratori riguardano attività economiche, occupazione degli spazi pubblici, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, soprattutto le condotte rispettose della civile convivenza, tutela della quiete pubblica e privata, tutela degli animali e aggiungerei il rispetto dei beni pubblici, la cultura e il rispetto della convivenza civile e la tutela di determinate fragilità, le vedremo fra poco. Introduzione anche del paradigma giuridico e pratico per cui chi rompe paga, in base agli attuali strumenti che la legge ci consente. Motivi giuridici dell'esistenza del nuovo regolamento. Innanzitutto basta il ricorso alle ordinanze urgenti e contingenti e contare finalmente su regole scritte e chiare che possano essere innanzitutto consultabili da tutti i cittadini, ma anche applicabili da parte del corpo di polizia locale e da parte della polizia giudiziaria. Fenomeni strutturali che da troppo tempo richiedevano una disciplina chiara, nero su bianco, che non abbiamo più avuto. Rendere attuali poi norme antiche, quando la vita cittadina era basata su regole totalmente differenti, parliamo di un periodo addirittura precedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana. Cosa avviene oggi in città? Questo è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo, e senza un regolamento probabilmente non riusciremo a gestire, ma il regolamento lo stiamo portando in aula oggi. Turisti e cittadini che, ovviamente non tutti, chi non ha, a cui non appartiene la civiltà, che si tuffano le fontane, io amo chiamarlo il triplo carpiato in fontana. Pensate addirittura, non so se ne siete al corrente, che esisteva uno spot, o almeno esiste, in cui praticamente un gestore della telefonia mobile svizzero ritrae in un cartellone pubblicitario due fustacchioni in surf dentro la fontana di Trevi. La traduzione dello slogan su questo cartellone pubblicitario è «Navighi dove vuoi». Pensate che idea che abbiamo dato fino ad oggi e comunque abbiamo dato a tutti. Si può fare quel che si vuole in questa città, non è così. O almeno da oggi cerchiamo che non sia più così. Il dove vuoi è indicativo. Per essere chiari, non è vietato semplicemente gettarvisi nelle fontane, è vietato anche gettarvi oggetti, sdraiarsi, sedersi o comunque porre in essere atteggiamenti scomposti, contrari al decoro. Penso che sia il minimo che si merita la nostra capitale. Un divieto che si applica alle fontane storiche, anche alle fontanelle pubbliche e cosiddetti nasoni, compresi. Ovviamente resta espressamente esclusa dal divieto la nostra antica tradizione di gettare la monetina in Fontana di Trevi. Abbiamo le persone che sfregiano i monumenti, li danneggiano. Abbiamo il bivacco, seduti tutti a consumare pasti, cibi, bevande, sulle fontane, sulle scalinate, su comunque luoghi e siti di interesse storico e architettonico.
Nell'articolo 28 definiamo gli orari di somministrazione per bevande alcoliche e superalcoliche, facendo distinzione tra i vari esercizi. Cerchiamo di fare il possibile per contemperare gli interessi dell'imprenditoria e gli interessi di questa amministrazione. Blocco definitivo di Centurioni, nel sito UNESCO a Villa Borghese, introdotto il divieto definitivo di esercitare questo tipo di attività o qualsiasi attività dietro offerta di corrispettivo in denaro, anche pattuito al momento, che configuri la mercificazione della propria o altrui persona come soggetto fotografico anche con abbigliamento storico e costumi in genere. Io ho un'esperienza personale con i Centurioni, due volte. Tralasciamo le forme di estorsione, ma anche, insomma, possiamo parlare delle modalità di avvicinamento abbastanza discutibili. Abbiamo il blocco dei saltafila, coloro che ci dicono saltiamo la fila, ti vendo i miei biglietti, salterai la fila. Venditori abusivi di cibi e bevande che imperversano il centro storico. Abbiamo uno stop. I cosiddetti butta dentro negli esercizi di somministrazione. I procacciatori di clienti per i bus turistici. Pertanto è vietata su strada l'attività di intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per musei e quant'altro. Abbiamo anche il DASPO urbano, che è uno strumento che ci è stato dato, per così dire, nel febbraio 2017, è un po' un'arma spuntata, ma noi lo utilizziamo, se può essere utile, per i venditori abusivi e comunque per tutte le persone che pongono in essere comportamenti contrari a questo regolamento. Insomma, scene di ordinaria follia. Nessuna persecuzione in ogni caso, capite voi però, consiglieri e anche cittadini che ci seguono, che le attività non autorizzate e non compatibili con il decoro di questa città non possono più trovare spazio. Quindi anche no ai mozziconi di sigaretta, ma questo lo prevede già la legge nazionale, ma vale la pena reinserirlo. La prostituzione e la tratta di esseri umani, all'articolo 5, spiegherà come possiamo tutelare la donna vittima di prostituzione e comunque andare a colpire un fenomeno attraverso il cliente che si avvicina a queste donne. Un capitolo a parte, poi Presidente me lo consenta anche questo, merita la questione Risciò. Forse non tutti comprendono o sanno qual è la storia dei Risciò, come appaiono. I Risciò appaiono nel lontano 2010. Chi era al governo nel 2010? Ricordatemi. Vi racconto brevemente quindi la storia. Nel 2010 vengono introdotti i Risciò per il recupero, gratuitamente, ovviamente era un servizio che si faceva gratuitamente, per il recupero degli ex detenuti, fine nobilissimo. Il problema è che nessuno si è accorto poi di ciò che accadeva successivamente. Quando c'è un buco normativo o c'è comunque uno spazio libero, qualcuno tende a colmarlo. Si parte dal 2010, appunto, quando la giunta Alemanno si inventò questo sistema. Va bene. Però poi non ci siamo resi conto, non si sono resi conto, che sono aumentati enormemente i Risciò. Sono andati in mano a agenzie, cooperative, e tutto a pagamento. Oggi abbiamo non solo una storia romana che si ripete da anni, ma che ricorda un po' quella dei camion bar, no? Quando erano autorizzati a vendere generi di conforto, apparvero nei mondiali del 90 e poi rimasero e prolificarono in tutta Roma, come oggi li vediamo, ma questa è un'altra storia che si vedrà nelle competenti sedi. Ed è tipico in questa città che si tengano a bagnomaria delle situazioni per poi arrivare alla cancrena, quello che poi vediamo oggi in giro, insomma. Ovviamente anche qui non abbiamo nessun tipo di persecuzione nei confronti di queste persone, però a pedalare non sono più gli ex detenuti oggi, abbiamo persone di tutte le nazionalità, a nero, pagati a nero, pagati una miseria tra l'altro, senza nessun diritto, senza un'assicurazione per loro, per il mezzo e per le persone che trasportano. Tra l'altro le aziende non rilasciano neanche gli scontrini, quindi un fenomeno completamente abusivo. Le loro prede sono i turisti, lo sappiamo, i guidatori pagano noleggio alla società che gli noleggia il Risciò e intascano i soldi dai visitatori senza rilasciare ricevute. Ne parleremo meglio in sede di emendamento. Detto questo, Presidente, ovviamente non stiamo parlando dei Risciò che affittiamo noi come cittadini che vogliamo guidare, parliamo di Risciò con conducente. Voglio inoltre sottolineare, perché quanto concerne l'uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico non ci sarà nessun divieto di portare con sé a seguito velocipedi, come è stato scritto su tanti quotidiani. Restano infatti in vigore tutte le indicazioni anche previste dal gestore del trasporto e i mezzi di locomozione o comunque di spostamento, come biciclette, overboard e quant'altro, sono sempre consentiti, ovviamente secondo le regole. Non è mia abitudine personale andare a guardare il passato, ma la domanda sorge. Perché
si pensa solo oggi, con questa amministrazione, di andare a revisionare completamente un regolamento che la Polizia Locale ci chiedeva e che ringrazio per aver proposto, che dà regole certe alla città e che dà lo strumento alla Polizia Locale stessa da poter applicare sul suolo e sul territorio di Roma. Abbiamo soltanto delle modifiche marginali obbligate nel tempo. Nel 2005 ci si è nel testo riportati alla Convenzione ONU dell'89 per i diritti del fanciullo e quindi si modifica solo l'articolo relativo al gioco su area pubblica e poi due modifiche 2008-2010 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, quindi niente di sostanziale. È difficile capire perché non lo si sia mai fatto. Ovviamente poi vorrei rispondere alla questione degli emendamenti, 104 emendamenti non sono tutti nostri, noi ne portiamo una trentina. Ci si lamenta quando non ne portiamo, ci si lamenta se ne portiamo. Va bene. Concludo. Ringrazio la Polizia Locale, il Comandante Di Maggio, la Sindaca e poi, da ultimo ma non meno importante, i miei colleghi consiglieri, che hanno conferito il loro prezioso apporto a questo testo. Un grazie in particolare va al vice comandante Massimo Ancillotti, persona che ha portato avanti un lavoro insieme a me, insieme a noi, molto complesso e lungo, per molti, molti mesi. Desidero quindi sottolineare l'importanza di questo testo, che dopo vari tentativi anche delle precedenti amministrazioni non ha mai visto la luce. Con noi oggi riesce a vedere la luce. Concludo anche con una riflessione, ci tengo particolarmente come cittadina prestata a questo ente, a questa istituzione, perché noi ci rendiamo conto di un fatto, che noi siamo come romani, ma in tutta Italia, però come romani siamo ricchi ereditieri di un patrimonio che è immenso, immenso e prezioso. Quello che noi abbiamo bisogno di regole e come tutta Italia, ma perché abbiamo bisogno di regole? Perché non siamo forse in grado di rispettarle, non siamo in grado di rispettare spontaneamente l'ambiente in cui viviamo, lo facciamo per mancata cultura, lo facciamo perché tanto lo fanno tutti, comportamento nocivo, tanto lo fanno tutti, nessuno dice nulla. Io penso che insegnare ai nostri figli già da oggi a rispettare l'ambiente, la città, le persone, anche gli animali, non solo saranno loro persone migliori domani, ma potranno insegnare ai loro figli ad essere persone ancora migliori di loro domani. Forse un giorno, magari, un regolamento di polizia urbana non servirà più.